Vattene, Satana! Ti esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Liberami ist ein Dokumentarfilm über Exorzismus in Italien. Dort hat die Nachfrage nach Exorzisten in den letzten Jahren stark zugenommen. Der Drehbuchautor Andrea Sanguini begleitet Padre Cataldo sowie jene, die bei ihm Hilfe suchen. Cioè, io fin da bambino, tra i 7 e 8 anni, mi ero fissato, cioè, oltre a vedere una quantità abbastanza grande, forse esagerata, di film horror al tempo, di essere tipo l'anticristo. Quindi c'era questa cosa sul demoniaco, no, sulla possessione, è una cosa che fin da bambino sentivo con una prepotenza molto grande. Vivevo di paure molto sofferenti la notte, pensavo di essere invaso dal demonio. E improvvisamente mi si è scatenata una ridicola, anche ammetto, ambizione a carattere proprio cinematografico di fare un film clamoroso sul diavolo. Cioè proprio mostrarlo. Questo però era l'inizio. Poi per dire, tutte queste cose sono andate a cadere e il film è diventato un'altra cosa. Che facevo? Secondo te ero una normale? No. Non una posseduta. Terapeutico questi padani, di queste macerie. Anzi, me ne sono levati. Libero è uno di quei documentari che, dipende chi lo vede, avrai una risposta diversa. Cioè, nel senso che molti credenti che l'hanno visto, per esempio, hanno sentito che era una sorta di lode al bisogno contemporaneo, per esempio, dei fedeli di ricevere risposte forti da parte della Chiesa, di un rafforzamento della fede. Anzi, me ne sono levati. Non lo riesco a controllare, quando succede, succede e basta. Pace questa avventura di Dio. Abbiamo abbandonato l'idea di dare una spiegazione definitiva a quello che può essere una possessione. Abbiamo cercato di soprattutto mostrare a quale grado di disagio può giungere qualcuno cercando di essere guarito. Le persone possedute, le persone, gli mancava la possibilità di esprimersi. Cioè non è un caso che, per esempio, nel sud Italia ci sono moltissime donne e ho visto che una nota caratteristica di tutte queste donne, anche ragazze, anche bambine, è il fatto che avevano una sorta di desiderio di esprimersi che non riusciva a trovare il suo spazio. Un psicologo per poter verificare che il problema non fosse... Alcuni di loro, per esempio, sono pure andati nella cosiddetta provare l'analisi, però il problema dell'analisi, e ogni analista serio lo sa benissimo, è un problema di linguaggio. Cioè, loro trovano nella Chiesa, nell'esorcista, un linguaggio che riescono a seguire e comprendere nella interpretazione del loro male. Padre Cataldo, aiutaci nel tuo cammino, dai la mano, tienici vicino, Padre Cataldo, ho bisogno di te.